un referendum contro il governo, chiariamoci. Assolutamente no, è un referendum istituzionale dove le regioni che hanno promosso il referendum lo sosterranno in un'ottica di ricostituzione del dialogo istituzionale, così come previsto dalla Costituzione. Il dialogo non c'è stato, le regioni hanno fatto il referendum, sarà l'occasione per fare una lunga discussione sulla politica energetica italiana e dopo il referendum è chiaro che noi siamo convinti di stravincere, non di vincere, ma di stravincere. Dopo il referendum ci sarà la possibilità di ricominciare a far funzionare la Costituzione anche nei rapporti tra il governo e le regioni italiane. Era visibilmente emozionato quando ha parlato di battaglia dolorosa a cui si è stati costretti. Eh sì, io tengo moltissimo a che tutti capiscano che non saremmo mai voluti arrivare al referendum, perché praticamente la quasi totalità dei governatori e dei consigli regionali sono governati dal PD in maggioranza, quindi per noi è un dolore immenso non essere riusciti a dialogare con il nostro governo ed essere stati costretti al referendum. È una cosa triste che evidentemente deve insegnare a tutti noi a essere sempre disponibili al dialogo. Mancano tutti i parlamentari. I parlamentari, come ho detto, sono particolarmente preoccupati perché sono in mezzo in una forbice drammatica tra i loro territori e chi deve comporre le eventuali liste elettorali in futuro. Quindi è questo che non funziona. Il governo non può ottenere il sostegno dei deputati limitando la loro libertà, ma deve dichiaratamente dire che i deputati pugliesi e delle altre regioni interessate devono poter esprimere liberamente il loro posizionamento sul referendum e non essere per questo, tra virgolette, esposti al rischio di non ricandidatura. L'eventuale nomina di Scaffarotto vice ministro delle politiche di sviluppo, anche se con delega al commercio estero, potrebbe essere, come dire, una chiave di volta per aprire questo dialogo con il governo che c'è stato? Speriamo. Scaffarotto c'era anche prima, quando non era sottosegretario semplice, mentre adesso è vice ministro, però la sostanza è la stessa cosa, purtroppo non è servita fino ad oggi questa presenza, però la speranza è l'ultima a morire, speriamo che Scaffarotto, che vive un po' di più qui in Puglia, riesca a far capire al governo che ignorarci non è una buona politica.